Con questi due prodotti oggi andremo a fare un piccolo passo indietro per quanto riguarda il capitolo della rasatura tradizionale qui sul canale. Infatti ultimamente abbiamo un po' alternato, no? Il vecchio pennello, sapone e rasoio DE ai più moderni rasoi elettrici, multilama, molto più tecnologici, per qualcuno anche un po' più pratici, un po' più veloci da utilizzare, ma sicuramente meno tecnici e meno profumati, che vi posso dire ragazzi, meno rilassanti dal punto di vista di questo famoso momento, no? Di questa mezz'ora che ci prendiamo un po' per noi, e quindi oggi voglio un po' tornare a parlare e anche a rispondere a qualche domanda che mi è stata fatta ultimamente qui sul canale, anche tramite messaggi privati. Quindi sì, perché no? Ogni tanto ci sta, torniamo indietro a qualcosa di semplice, di economico, così come può essere uno dei saponi più apprezzati, cioè il Cella con la sua profumazione di mandorla, veramente buonissima. Tra l'altro andiamo subito ad accendere la seconda camera ed andiamo ad iniziare la nostra preparazione con un po' di acqua calda da mettere all'interno del vasetto, in modo tale che il sapone inizi già a sciogliersi. Quale rasoio quindi andremo ad utilizzare per una rasatura così semplice e, come vi stavo dicendo, anche se vogliamo economica, perché uno degli aspetti più importanti della rasatura tradizionale non è solo quella di andare a ricercare la rasatura perfetta, da andare ad avere meno irritazioni rispetto ad un sapone un po' più secco come può essere quello delle bombolette, o un rasoio che potrebbe anche essere un po' più aggressivo come quello di multilama, anche se multilama moderni secondo me tanto aggressivi poi non sono. Andiamo ad utilizzare un Mercur Slant con delle lamette appunto molto economiche che si possono tranquillamente acquistare su Amazon. Come sempre vi lascerò in descrizione tutti i link agli strumenti che andremo ad utilizzare oggi, quindi delle normalissime Derby in acciaio inossidabile. E proprio circa la lametta andremo a rispondere alla prima domanda. Andiamo intanto a smontare il nostro rasoio, il nostro Mercur, un rasoio molto semplice. Semplice, efficace, uno slant quindi abbastanza gentile che si potrebbe anche utilizzare quotidianamente per le nostre rasature. Ma quotidianamente, per chi viene soprattutto dal multilama, la domanda che mi viene posta più spesso è proprio quella di: sì, ma le lamette che andremo ad utilizzare, se nel momento in cui andiamo a provare la rasatura tradizionale, per quante rasature possono essere utilizzate? Perché è chiaro, chi viene dal multilama sa benissimo che un rasoio di questi, la testina non è che la cambiate ogni volta, va cambiata ogni 5, 6, 7, c'è qualcuno che fa anche 10, 15 rasature, perché continua, ma finché non strappa i peli, finché non mi strappa la barba, allora la lametta, secondo me, continua ad andare bene. Poi che Gillette abbia introdotto le barre sfoglianti che cambiano colore, quindi quando la barra sfogliante è diventata chiara, allora è giunto il momento di cambiare la lametta, perché a volte ci può anche capitare di andare a perdere addirittura il conto di quante rasature abbiamo fatto con quella testina. Beh, ragazzi, sinceramente, intanto ci andiamo a scartare la lametta, andiamo anche a montare il rasoio. Sinceramente, ragazzi, per quanto mi riguarda, ripeto la mia personalissima esperienza, visto il costo veramente esiguo di queste lamette, perché un pacco intero arriva a costare 10 euro, ma un pacco di 100 lamette, ragazzi, veramente il costo è bassissimo. Ci sono confezioni addirittura ancora più grandi, poi ci sono confezioni di test, di prova, quindi voi potete andare a provare varie marche, numero di lamette che può variare in base al costo del pacchetto, insomma, chiaramente le andiamo a pagare molto meno rispetto alle testine di un multilama. E io preferisco sostituire la lametta ad ogni rasatura in modo tale da avere la maggior efficacia possibile, perché è chiaro che il filo della lametta, una volta terminata la nostra rasatura, quindi risciacquato, fatti magari i nostri due o tre passaggi, può iniziare a perdere la filatura, può iniziare a perdere l'efficacia. E quindi personalmente sostituisco la lametta ad ogni rasatura. Ciò non toglie che è vero anche che se ne potrebbero fare due, forse tre, dipende anche da quanto è buona la lametta. Fermo restando però, il mio consiglio è quello di asciugare molto bene la lametta, pulire prima ed asciugare molto bene la lametta in modo tale da evitare perlomeno le ossidazioni. È chiaro che le performance che questa lametta ci dà
appena scartata, non saranno le stesse, diciamo, nel primo utilizzo, quindi nel secondo e nel terzo utilizzo non saranno le performance non saranno le stesse nel primo. Poi chiaramente magari raccontatemi nei commenti le vostre esperienze, quanto utilizzate le lamette, perché lo fate e se sentite per caso delle differenze comunque fra la prima rasatura e la seconda, eventualmente la terza. Il montaggio che andremo a fare è un montaggio in ciotola, quindi andremo a prelevare il sapone con un pennello sintetico di Omega. Eccolo qui con il nostro bel ciuffone, ragazzi, veramente ottimo questo pennello, uno dei migliori probabilmente che Omega ha tirato fuori dal suo catalogo. E quindi andiamo a recuperare l'acqua che abbiamo utilizzato per sciogliere un po' il sapone, perché la utilizzeremo per andare a continuare l'idratazione, visto che è una delle parti più importanti della rasatura tradizionale, è proprio questa della maggior idratazione rispetto alle schiume pronte in bomboletta. E come vi dicevo, questa è una rasatura anche abbastanza economica, si parla di pochi euro, prodotti che possiamo trovare tranquillamente nella grande distribuzione. Inutile fare nomi perché li conoscete ormai benissimo, anche perché soprattutto nel gruppo Telegram spesso e volentieri siete voi stessi ad inserire delle offerte che avete trovato presso le grandi catene. Quindi andiamo a riempire il ciuffo con il nostro sapone. Questo di Omega, tra l'altro, è veramente buono perché le sue setole vanno a grattare la superficie, vedete, e nel giro di se non un minuto avremo già riempito il ciuffo con del sapone che andremo poi ad idratare per bene in ciotola. Naturalmente, di gella noi abbiamo già utilizzato l'intero set e non dobbiamo dimenticare dei prodotti che possono completare la nostra esperienza di rasatura al fine di renderla più confortevole e più piacevole possibile. E quindi abbiamo un gel pre-barba, sempre se lo volete utilizzare. C'è qualcuno che non lo utilizza perché pensa che non serve a niente, noi ce lo abbiamo e quindi lo utilizziamo. Ci andiamo a mettere un po' sul palmo della mano, andiamo a stendere il viso. Ragazzi, è stato idratato, lo scioccolo per bene con acqua calda. Questo gel pre-barba, che però non riprende la profumazione della mandorla per chi lo ha già utilizzato, ma aiuta a preparare il pelo alla rasatura, lo rende più morbido, anche la pelle risulterà più idratata. Non è molto oleoso, e soprattutto aiuterà le lame a scorrere meglio. Non si risciacqua. Un'altra domanda che mi viene fatta: se il prebarba lo risciacquo o meno. Io sinceramente non lo risciacquo, ma credo che non lo faccia nessuno di voi. Tra l'altro, se non sbaglio, è proprio ProRaso che dà le indicazioni sul non risciacquare il prebarba, mandare ad idratare direttamente il viso senza risciacquare il prebarba. Anche qui, ragazzi, magari nei commenti, anche i più esperti, fatemi sapere se voi preferite risciacquare il prebarba oppure no. Poi, sempre della linea rossa di Cella, noi abbiamo il balsamo dopo barba e la lozione dopo barba. Quindi, se volete uno splash ipoalcolico, se invece avete la pelle particolarmente irritabile, magari preferite il balsamo. Noi oggi non andremo ad utilizzare, così come avete visto dall'immagine di copertina, né uno né l'altro. Perché? Per aiutare coloro che si stanno avvicinando alla rasatura tradizionale e che magari hanno ancora paura di irritarsi oppure si irritano, perché è chiaro, ragazzi, fa tutto parte dell'esperienza, della tecnica, riuscire ad abituare al meglio la pelle, radersi sicuramente più volte. Non scoraggiatevi all'inizio se per caso state vedendo che non avete risultati desiderati, non avete ottenuto risultati desiderati, se la pelle vi lascia qualche puntino rosso, se per caso si è irritato un pochettino. Insistete, non vi preoccupate, cercate di affinare la tecnica, magari anche frequentando i vari forum, frequentando i gruppi Telegram, chiedendo anche a qualche consiglio in più a coloro che si radono da più tempo di voi. Però io ho trovato, come dicevo, sempre nella grande distribuzione, questo, la nuova formulazione del balsamo dopo barba di Prep, perché
pelli sensibili. E questo è extra idratante, quindi ci dovrebbe, ha messo a fuoco, sì, ci dovrebbe aiutare proprio nel post rasatura. Vedete, la confezione è nuova, questo non l'ho mai utilizzato. Ne avevo la vecchia formulazione, mi è piaciuto e ho detto perché non provare anche questa nuova formulazione. Vediamo se c'è anche un odore particolare. No, sa di crema idratante, classica, normale, e quindi nulla. Allora ragazzi, abbiamo il nostro pennello intriso di sapone, abbiamo la nostra ciotolina e andiamo quindi a procedere al montaggio del sapone, che naturalmente adesso sarà asciutto perché è tutto poco idratato, lo andiamo solamente a stendere nella ciotola, dopodiché andiamo subito ad inserire un po' dell'acqua che abbiamo recuperato dal contenitore del sapone. Vedete che già il sapone inizia a montarsi, vediamo già che inizia a formarsi la crema. È istantaneo, ragazzi. Cella è un sapone fantastico, così come ProRaso. Il rapporto qualità-prezzo è veramente ottimo. È un sapone, tra l'altro, che dura tantissimo tempo. Difficilmente vedrete un ProRaso, una Cella, magari andare a male, andare a sembrare rancido dopo qualche anno, anche possiamo dire, vi stavo dicendo dopo qualche mese, ma qua si può parlare anche di anni, perché ragazzi, questo Cella io per esempio ce l'ho e lo utilizzo da quando ero a Londra, quindi figuratevi, e ancora la profumazione è molto buona. Non è così forte, chiaramente, come quando era nuovo, come quando l'ho acquistato e provato sul canale la prima volta, però è veramente buono buono. Naturalmente il sapone dobbiamo cercarlo di idratarlo al meglio, di idratarlo il più possibile, perché altrimenti stiamo continuando quasi ad utilizzare il sapone in bomboletta. Sempre un po' di acqua calda, così a pioggia, pian piano ci prendiamo il nostro tempo, ci rilassiamo, ci immergiamo all'interno di questo mondo fatto di profumi, odori, sensazioni. E il bello un po' della rasatura tradizionale è anche questo, no? Lo abbiamo detto più volte, quello di andare a provare vari saponi che hanno varie profumazioni e andare a scoprire poi, tra l'altro, se è vero che andandolo ad idratare con l'acqua calda si sprigiona o meno questo profumo, o soprattutto se c'è un profumo che vi piace particolarmente, come per me può essere per esempio la liquirizia o anche la mandorla, come in questo caso. E andiamo veramente a sentire, a riempire un po' il bagno di questo profumo, un profumo che poi vogliamo che ci resti anche addosso, no? E vedete, ragazzi, questo Cella, che spettacolo! Dopo tanti anni, guardate, guardate com'è lucido, guardate com'è lucido e com'è compatto, veramente spettacolare. Andremo a radere una barba anche abbastanza lunga, di una lunghezza importante, con questo mercoledì oggi. A pioggia noi lo idratiamo un altro po', oggi ci facciamo una bella rasatura idratata. Andremo a cercare di ridurre veramente al minimo le irritazioni. Naturalmente, se avete qualsiasi domanda, ragazzi, fatela tranquillamente, io vi risponderò nel più breve tempo possibile, ma se non sarò io, risponderà sicuramente qualche altro appassionato che è iscritto al nostro canale, che fa parte della nostra community ormai. Siamo in tantissimi, abbiamo superato abbondantemente i 15.000 iscritti, io non posso far altro che ringraziarvi e naturalmente colgo anche l'occasione per ricordarvi di iscrivervi a tutte le pagine social, anche quelle dove pubblico dei video più brevi, dove magari ci sono gli unboxing dei prodotti che poi andremo a provare qui sul canale. Ok, intanto guardate, abbiamo raggiunto il risultato che volevamo nel giro di... Saranno passati 3 minuti, ci siamo anche un po' persi in chiacchiere. Naturalmente, se vi radete nel bagno di casa, se non dovete fare nessun video, ragazzi, questo tempo si è accorso, no? Perché vi concentrate principalmente sul montaggio del sapone. Guardate come è idratato, compatto, lucido, bello. E quindi via, noi possiamo iniziare. Andiamo a reidratare il viso con acqua calda, ecco qui. E poi vi dicevo, procediamo a stendere il sapone in viso. Andremo a massaggiare
Guardate che barbone, ragazzi, oggi. Andremo un po' a massaggiare, effettuiamo un piccolo scrub. E già, se voi notate la differenza fra questa crema e quella che viene fuori da una bomboletta, ma magari lo facciamo anche in un prossimo video perché mi è stato anche chiesto di utilizzare, di fare un video dedicato alle bombolette, a quali saponi. Ora non ricordo sinceramente, ma l'ho salvato il commento perché lo pubblicherò sicuramente sotto il prossimo video. Dove mi veniva chiesto quale secondo me poteva essere il miglior sapone istantaneo in bomboletta, perché ragazzi è normale che c'è anche molta gente che per ragioni di tempo, per ragioni, non so, viaggi di lavoro, avete visto quante bombolette, ve le farò vedere nel prossimo video, sono fatte in maniera piccola, cioè col contenuto da 50 ml, proprio per essere anche trasportate in aereo. E chiaramente possono risultare un po' più pratiche in un viaggio di lavoro breve di 24 o 48 ore, no? Quindi in molti magari o non riescono ad abbandonare il sapone in bomboletta, magari sono anche passati al rasoio DE, ma non riescono ad abbandonare la bomboletta, oppure altri ancora alternano la rasatura tradizionale con sapone e pennello alla bombola istantanea, al sapone istantaneo, alla schiuma anche, volevo dire istantanea, l'alternano perché magari sapone e pennello lo utilizzano nei giorni liberi, la domenica, dove hanno magari più tempo, mentre la bomboletta viene utilizzata quotidianamente per andare prima di andare a lavoro oppure durante il viaggio, perché è proprio un po' più pratica e un po' più veloce da utilizzare. Detto questo, ho fatto un po' una piccola selezione, quindi sono andato anche ad acquistare un po' di bombolette proprio da portare nel prossimo video, eh? Quindi ci divertiremo un po' anche a confrontare i saponi un po' più buoni, chiamiamoli così, magari anche della stessa marca, con le relative schiume pronte in bombola. Ok, io direi che ci siamo. La parte più bella probabilmente, ragazzi, della rasatura tradizionale è proprio quella del massaggio, dello scrub con il pennello. È un qualcosa che, soprattutto quando il profumo del sapone ci piace, potremmo prolungare all'infinito. Fatemi anche sapere nei commenti quali sono le profumazioni che più vi piacciono. Magari poi potremmo fare anche dei video dedicati a quelle profumazioni. Potrebbe essere una cosa simpatica. Mercur, slant, non regolabile, rasoio col manico corto, si impugna alla perfezione, abbiamo il comando del rasoio, una bella apertura ampia ed iniziamo la nostra rasatura. In maniera gentile facciamo i nostri passaggi sulla pelle. Il rasoio, vedete, scivola con gentilezza, passiamo al secondo lato. Senza strappare. Fantastico. È uno dei miei rasoi preferiti, questo Mercur. Questo è per rispondere anche a quest'altra domanda, dove appunto mi veniva chiesto qual è uno dei miei top 5, dei migliori 5 rasoi che mi piace utilizzare. Sto facendo dei piccoli passaggi oggi, invece di fare direttamente così, cioè un'unica passata ampia, proprio perché la barba è un po' più lunga, quindi ci tengo a rarere al meglio. Zonamento, poi come dicevamo all'inizio, no? La rasatura è soggettiva, quindi ognuno di noi ha una pelle diversa e una barba diversa che cresce in direzioni diverse.
Quindi man mano sarete anche voi stessi. Che regolerete i vostri passaggi. Ok, la nostra prima passata è finita. Adesso andiamo a risciacquare il viso, andiamo a reidratare nuovamente, nuovo passaggio di sapone e poi procediamo con un traverso. Ed ecco, mentre il lavandino si riempie con un'acqua nuova un po' più pulita, noi prendiamo la restante parte di sapone. Ce n'è ancora tanto, ragazzi, eh. Abbiamo prelevato veramente tantissimo, effettivamente una confezione di sapone può durare veramente per un anno, in base chiaramente alle nostre alla frequenza delle nostre rasature, ma può durare veramente tantissimo. Io in questo video avrò la pelle un po' più irritata alla base del collo perché per alcune settimane, per ragioni di lavoro, ho lasciato crescere un po' la parte centrale della barba, ho lasciato un po' la barba incolta e quindi l'ho rifinita solamente nella parte superiore della guancia e nella parte alla base del collo, rendendola anche frequentemente, quindi ho la base del collo un po' più irritabile. Oh, eccolo qua, abbiamo steso un altro strato di sapone, ce ne teniamo un po' per eventuali rifiniture finali. Che bello però, ragazzi, tornare a fare video sul canale di rasatura, dove finalmente dovremo aver terminato definitivamente i lavori dello studio. Infatti, vedete, c'ho qualche puntino, ragazzi, purtroppo è così. Ok, proviamo attraverso. Mercurio è veramente facile da utilizzare, vedete, scorre quasi come se fosse un multilama. La lama slant aiuta poi a falciare il pelo al meglio. Non so se c'è qualcuno di voi che magari segue il canale da poco e non ha mai utilizzato il rasoio slant, beh, dovete pensare che il rasoio slant tende ad essere un po' storto, vedete? Vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Vedete, tende ad essere un po' storto e quindi a torcere un po' la lametta. Questo fa un po' un effetto ghigliottina, quindi il pelo viene affettato, visto che inizia ad essere tagliato di lato. Ed è quindi molto, molto comodo. Che ci siamo, sono riuscito a portare via tutto. Sì, andiamo a risciacquare il rasoio, che poi andremo a pulire con calma al termine della rasatura. Andiamo a fare un controllo. Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato. E a quel punto andiamo a risciacquare il viso con acqua tiepida ma tendente al freddo, in modo tale da chiudere i pori. Poi, se proprio vogliamo, andiamo anche ad utilizzare questa, cioè una pietra di
al lume di rocca che andrà a disinfettare, ad aiutare ancora di più i pori a chiudersi, risciacquare dopo qualche, anzi lo facciamo così, lo vediamo anche, risciacquare quasi subito dopo veramente nemmeno 30 secondi. Vedete l'acqua fredda, aiutiamo i pori a chiudersi e via. Birra di allume, c'è chi non la usa perché fa seccare un po' la pelle. Risciacqua al volo sotto l'acqua, andiamo a passare sul viso in maniera molto breve, molto gentile. Andrà a bruciare un po' dove si sono creati i puntini rossi. Ok. La lasciamo agire per veramente, ragazzi, 30 secondi, non di più. Dopodiché la andiamo a risciacquare con acqua fredda. Io la lascio agire, dopodiché ci vediamo per l'applicazione del balsamo dopo barba di prep. Eccoci qui, ritornati. Dopo aver risciacquato l'allume di rocca con abbondante acqua fredda. Ah, bella fresca. Naturalmente, come dicevo, l'allume di rocca tende a seccare un po' la pelle e quindi noi poi ci affidiamo a questo fantastico balsamo di Prep, come dicevo, la nuova formulazione acquistata per pochissimi euro, extra idratante. Vi faccio vedere anche un po' la consistenza. Vedete, è liquidissima. Mettiamone poca perché non so, magari se non basta ci andiamo ad aggiungere l'altra. La stendiamo un po' sulle mani e poi sul viso. Come vi dicevo, la profumazione è un po' neutra, è quella di una crema idratante. C'è un po' quel, perché chi usa la Prep sa che c'è quell'odore fastidioso, un po' di canfora. In questo caso invece l'odore è molto meno, Non si sente questo odore di canfora così forte. C'è comunque, fa parte comunque della linea Prep. Però extra idratante sì, si sente da subito, molto molto buona, si assorbe con facilità, basterà fare un piccolo massaggio, non particolarmente forte ragazzi, cerchiamo sempre di seguire il verso della rasatura in modo tale da non andare ad irritare e si è praticamente assorbita, si è praticamente assorbita. Ho lasciato questo profumo anche abbastanza piacevole. Anche se non richiama la mandorla di Celle nella maniera più assoluta, però poi, visto che si è assorbita in maniera così semplice, basterà attendere una decina di minuti, un quarto d'ora e poi andare a fare magari un'applicazione di lozione che ci piace oppure di una di un dopobarba profumato, del profumo che più ci piace, prima di uscire di casa, in modo tale che sia quello poi il profumo che ci resta sulla pelle. Quindi una rasatura abbastanza confortevole, abbastanza semplice, che chiaramente è stata allungata qui nel video per raccontarvela al meglio. Prodotti tutti economici che trovate tutti quanti in descrizione. Grazie come sempre per aver visualizzato il video fino a questo punto. Qualsiasi domanda ponetela qui sotto nel box commenti e vi risponderò nel più breve tempo possibile. Non dimenticate di iscrivervi ai social, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video. Prossimi video dove parleremo anche un po' di bombole, bombolette di schiuma pronta per la rasatura istantanea. Non perdetelo. Arrivederci a tutti. Ciao, da vostro Bruno.